Di una mostra che sarà inaugurata questo pomeriggio alle 17.30 alla Fondazione Cassa di Risparmio. Vito Timmel, suggestioni secessioniste a Monfalcone è il titolo dell'esposizione che rende omaggio ad un riconosciuto pittore triestino decoratore cartellonista, una manifestazione che ci porta a scoprire l'originalità progettuale della città giardino nel quartiere di Panzano a Monfalcone. Il servizio è di Gioia Meloni. Vi è stato un tempo in cui si è creduto che un uomo nuovo potesse crescere nelle città giardino e nei villaggi operai costruiti dalla comunità fabbrica, che forniva tutti gli elementi educativi ed aggreganti, come gli alloggi, la palestra, i bagni, persino il teatro. È quanto accaduto con i cantieri navali della famiglia Kosulic, che fra il 1910 e il 20 richiamano a Monfalcone ingegneri come Dante Fornasir e artisti come Vito Timmel per la costruzione del villaggio operaio di Panzano. I due poi si ritrovano a Monfalcone a lavorare per il teatro, l'ingegnere appunto dal punto di vista progettuale architettonico, Vito Timmel, realizzando questo grande fregio composto da 12 grandi pannelli con i personaggi della letteratura teatrale e con tutto l'apparato decorativo dei vari ambienti. 12 dei 13 grandi pannelli che si credevano ormai perduti sono stati invece ritrovati in modo fortunoso presso l'incisore Marangoni, acquisiti dal Consorzio Culturale del Monfalconese e restaurati grazie alla Fondazione Carigo. Lo stile è chiaramente quello secessionista, ispirato dal grande Klimt, per il quale Timmel ebbe una vera e propria infatuazione. I personaggi in particolare sono tratti dalla letteratura teatrale un po' di ogni tempo, la Giulietta di Shakespeare, ma anche numerosi personaggi teatrali della letteratura contemporanea, il Giannetto e Neri della Cena delle Beffe di Sembenelli. Da questa immagine possiamo vedere l'originaria collocazione delle tele di Timmel, in particolare i 5 mascheroni che erano posti sopra il boccascena, sempre decorato da Timmel con questi motivi che egli riprende dalla decorazione che aveva fatto per la sala del Circolo Artistico Triestino, a cui aggiunge però queste cime marinare, quello che chiameremo oggi come logo dei cantieri navali triestini. Il teatro fu distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ma gli scatti nitidi e suggestivi del fotografo Giovanni Cividini ci fanno scoprire anche un patrimonio di archeologia industriale che può ancora ispirare le generazioni future. La serie delle ville per impiegati e dirigenti, progettata sempre dallo stesso ingegner Fornasir, che qui vengono proposte con l'invito specifico di andare alla ricerca di quei fregi decorativi sottotetto, su cui i ragazzi del liceo artistico Max Fabiani di Gorizia hanno proposto nuovi studi a livello di prove di colore. I consigli comunali dei ragazzi.